Ciao a tutti zuzzurelloni, qui è GTF Pub che vi parla. Benvenuti oggi in un nuovo gameplay, gameplay che tra l'altro è del sottoscritto, l'ho fatto oggi, cioè per voi ieri, cioè il 9 novembre 2014 per la precisione. Vi introduco senza perdere altro tempo il gameplay che è una DNA bomb fatta sulla mappa Grimband. Vi chiedo un attimo scusa se vi ho fatto due DNA sulla stessa mappa, però purtroppo comunque una DNA è pur sempre una DNA in questo periodo, quindi perché non portarvela? Ve la portiamo! Ok, vi dico subito la classe, dato che molti ce l'avete chiesta nello scorso video e ho dovuto rispondere a più o meno 48-14 commenti. Era un Bal 27, accessoriato con caricatori aumentati, estrazione fulminea e calcio regolabile. Tra l'altro calcio regolabile, ci avrete fatto caso tutti, su sto gioco fa veramente schifo, nel senso sbloccarlo fa schifo, perché una volta sbloccato giocate più o meno 10 volte meglio. Però fare quelle 20 kill senza mirare su recluta è qualcosa di veramente complicato, perciò vi consiglio di farle su veterano. Come perk invece utilizzavo antischegge e basso profilo nella prima sezione, nella seconda invece utilizzavo invisibile e nella terza utilizzavo sciacallo. Ok, prima di tutto voglio dirvi una cosa importantissima, cioè che il mio Elgato non so come mai ha le sue cose e perciò si sminchia un casino mentre registra e appunto in questo gameplay vedrete diverse parti dove c'è del lag, dove l'Elgato si frizza e perciò vi chiedo veramente scusa, però comunque mi sembrava guardabile e ho deciso di proporvelo comunque. Dovevo dirvi altre due cosine che sono inerenti al gameplay, cioè in questo gameplay vedrete che stavo nel backspawn, o meglio, stavo dappertutto, nel senso che ho fatto questa DNA correndo per tutta la mappa, allo scoperto, rischiando veramente molto. E infatti, vedrete, l'ultima kill l'ho fatta in una maniera assurda. Non sono stato mai così tanto fortunato su qualsiasi Call of Duty. Vedrete che ho turnato uno che probabilmente le mani ce l'aveva sotto il sedere, si stava facendo qualcosa, non sappiamo bene cosa. E appunto stavo nel backspawn, stavo in mezzo alla mappa praticamente perché stavo cercando di aiutare Aimbot a fare anche lui un bel gameplay. Comunque, dato che abbiamo un casino di tempo, io spero comunque di intrattenervi al meglio del mio possibile. Vi chiedo un attimo scusa anche se purtroppo sono un po' impacciato nel commentare, anche perché non sono abituato a parlare davanti a un canale con 21.000 iscritti. E quindi vi chiedo scusa se farò qualche errore. Oggi, dato che non mi sono prefissato un argomento, volevo farvi questo video un po' così sciallo. Vi spiego un attimo le mie opinioni, vi dico le mie opinioni su questo nuovo Call of Duty. E vi posso dire un attimo che le mie opinioni potete prenderle abbastanza non per oro colato, però comunque per delle opinioni che ne sanno. Nel senso che io su questo gioco ci ho già giocato troppo, diciamo troppo, perché è uscito da 5 giorni o forse qualcosa di più, non lo so, forse quasi una settimana, anzi sì, una settimana. E sono quasi al quinto prestigio. Ok, non fatevi cattive idee, io sono uno che comunque ha una sua vita sociale, ha degli hobby, esce con gli amici alla sera, si droga, no scherzo. Però quando quest'anno è uscito il nuovo Call of Duty ci tenevo a fare un po' di nerding estremo e cercare di livellare un po' velocemente, come sto facendo di fatti. Quindi, i miei pensieri potete prenderli per sinceri, per dei pensieri, delle opinioni che sono abbastanza ragionate. Ok, quindi questo Call of Duty a mio parere potrebbe essere il Call of Duty perfetto. Però ha veramente troppi difetti, sono più difetti che pregi. Io parlo per quello che vedo io su All Gen, anche perché Midi mi ha detto che sulla One è un Call of Duty veramente rasenta la perfezione. E quindi molto probabilmente lo noteranno anche quelli che stanno su PlayStation 4. Questo Call of Duty è stato trascurato veramente troppo per l'All Gen. E appunto queste cose sono soprattutto la connessione per ciò che riguarda i server, che dovrebbero essere dei server ibridi. Vi dico questo perché comunque a me è già successo più o meno 4-5 volte di avere delle migrazioni dell'host durante la partita e la connessione su questo gioco fa veramente la sua parte e prende veramente troppa posizione per il gioco. Io ho una buona connessione per ciò che riguarda gli standard italiani, per quelli che riguarda gli standard svizzeri non molto,
E posso dirvi che su Nucleo, su Dominio Nucleo, ho shotto più o meno con 10 colpi. Può darsi, 10. Mentre io posso consigliare la modalità Team Deathmatch, che ha una connessione ottima. Lì invece tiro giù con 3-4 colpi col BAL e ci sono veramente lag. E il lag è veramente basso rispetto a quello che viene riscontrato su altre modalità. Nulla, il balance delle armi è buono, nel senso che non c'è nessun'arma troppo forte. È vero che il Bale, poi anche io la chiamo Ibra, cioè l'HBRA3, sono le due armi principali di sto gioco, assieme anche al KF5, non so se si chiami così. Camper sì, ce ne sono, però io ho scoperto che se gli fate un bel saltone di 40 metri in faccia lo potete schivare senza troppi problemi. Secondo me il problema principale alla fine è la connessione, tutto il resto può essere abbastanza buono, diciamo. E quindi vi lascio questi ultimi secondi, volevo invitarvi a passare dal mio canale. Io sul mio canale porto dei video, diciamo, un po' speciali, fingo di avere una doppia personalità. E quindi se volete andare a vedere qualche video, forse vi lasceremo un video in descrizione, non lo so ancora. E ci sentiamo a un prossimo gameplay, state sintonizzati su questo canale per vedere dei gameplay assurdi. Quindi, buona settimana da parte mia, ci sentiamo ragazzi, ciao ciao!